Buonasera e benvenuti, è un piacere avervi con noi questa sera. Solo due brevi parole, che l'associazione Fabbrica Armonica, noi ringraziamo la comunità marocchina che è qui presente e che ha risposto all'invito, in particolare Aziz Zarif, che è un caro amico e con cui abbiamo condiviso l'idea e il progetto appunto di presentare una serie di eventi, in questo caso 16, dal titolo La cultura di tutti, che si stanno svolgendo qui nel Pigneto nel mese di dicembre e che, prendendo a pretesto questo particolare periodo dell'anno, vogliono creare un ponte tra le varie culture e essere un modo per farci stare insieme, per conoscerci reciprocamente, perché gli europei cristiani, cattolici hanno una loro visione, la popolazione araba ne ha un'altra, gli ebrei un'altra, ma non solo, è un fatto anche di latitudine e ci stiamo scoprendo. Quindi festeggiare insieme anche la vittoria del Marocco è un grande piacere e un grande onore, anche questa è una condivisione che fa parte del quotidiano e quindi siamo ancora più felici. Io appunto devo ringraziare tutti quanti. La manifestazione è sostenuta dal Ministero della Cultura attraverso un avviso pubblico dal titolo Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro. Appunto il nostro progetto si intitola La cultura di tutti e è anche sostenuto dal Comune di Roma, che ringraziamo per averci scelto e per aver dato la possibilità di realizzare questi eventi. Io adesso chiamerei a parlare, a presentare poi questo fantastico artista Nurettin e il suo gruppo. Ringraziamo anche Rashmi Bhatt che ci ha fatto l'onore di essere qui con noi questa sera, però insomma Fulvio ne sa più di me e quindi a maggior ragione chiamo lui per presentare il gruppo. Si apre il sipario, usciamo finalmente dalle tenebre maligne che hanno bloccato e tarpato le ali al volo delle api, al sogno incantato della musica in questi anni raggelati e raggelanti, finalmente insieme in un teatro, insieme per condividere un grande sogno, un sogno di vitale incontro con Nureddin e Sadana Project, a cui va il nostro applauso. Un applauso convinto nel segno di un progetto che vede insieme artisti del Marocco, artisti internazionali provenienti da tutte le parti del mondo e artisti italiani. Ma è il momento del Marocco! Il Marocco che ci ha regalato grandi emozioni, grandi sogni! Il Marocco che ci ha regalato la cultura dell'incontro, la cultura della vita, la cultura della luce. Un magnifico incontro, una magnifica immagine nel segno di una vitale integrazione, quella che noi auspichiamo tra i popoli, nel segno della luce, nel segno della pace, nel segno del dialogo, nel segno della grande speranza. Noi oggi festeggiamo per il Marocco che è andata per la prima volta a semifinale. Grazie mille. E allora dai, tutti insieme, passo dopo passo, dal deserto al mare, dove Dean Sadana Project.